Cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Oye, 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 oye
gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Buonasera, buonasera a tutti, Club de Football, ore 23:03 minuti qua su Radio Roma Futura. Allora, buonasera ovviamente da me, da Federico e il Pampa Sozio, il vostro Pampa che vi parla di questo venerdì 11 marzo. C'è tanto da raccontare, soprattutto perché è da poco finita la partita Juventus-Sassuolo. L'anticipo di Serie A che si è giocata questa sera allo Juventus Stadium, con la vittoria dei bianconeri di Torino, appunto 1-0, gol di Dybala. Quindi la Juventus consolida il primato in classifica, un primato che è solidissimo anche con questa vittoria. Comunque molto difficile questa sera
contro un buon Sassuolo. Alla fine la Juventus ha dovuto anche un pochino soffrire, chiudersi, no, per portare a casa questo risultato. Io inizierei intanto per cominciare a vedere le partite che si sono giocate questa sera, perché appunto c'è stata una serata di calcio non solo in Italia ma anche in altre parti d'Europa. Inizierei appunto anche a vedere qualche risultato, perché questa sera si è giocato, sì, Juventus-Sassuolo, come abbiamo detto, 1-0 con il gol di Dybala. E poi il gol di Dybala, tra l'altro, è arrivato nel primo tempo al 36esimo. E poi si è giocata anche la Serie B con la vittoria netta del Brescia 3-0 contro il Crotone. E un Brescia che così respira, un Crotone veramente che crolla a pezzi col Brescia, insomma, la testa della classifica ancora che traballa, insomma, tanto da parlare anche qui in Serie B. Poi andiamo a vedere anche gli altri risultati, perché si è giocata anche in Bundesliga: 2-0 dell'Hertha Berlino contro lo Schalke, 0-4, risultato pesante. E in Spagna, nella Liga, il Malaga ha vinto 1-0 contro lo Sporting Gijón, 1-0 appunto. Poi il Monaco in Ligue 1 invece ha pareggiato 2-2 in casa contro il Reims. Insomma, un Monaco secondo in classifica, quota 52 punti, che pareggia contro una delle ultime, insomma, veramente incredibile. Andiamo a vedere poi per quello che riguarda le altre partite domani. Però intanto mi sistemo anche io un attimo qui in studio. Siamo appunto in studio di Radio Roma Futura. Andiamo a vedere un po', anzi a sentire, una che è una, secondo me, una delle più belle hit del momento, che sta spopolando tutte le radio, perché è una hit meravigliosa. Anche perché poi dobbiamo cominciare ad affrontare i nostri primi collegamenti telefonici con stasera avremo anche Davide Di Cosmo, Maxi Morgante, se riusciamo a pescarlo, eccolo qua che appunto dice si sta quasi per addormentare. Adesso infatti noi lo chiamiamo subito. Dicevo, Davide Di Cosmo invece insomma, farà tutto l'angolo delle scommesse, perché appunto parlerà dice no, Maxi non vuole intervenire, eccolo qua. E dicevo, l'angolo delle scommesse di Di Cosmo, perché appunto lui è un appassionato delle scommesse, ormai lo sapete tutti, e cura questo angolo ormai da tempo, e quindi vedremo se riusciremo a chiamarlo. Intanto facciamo la buonanotte al nostro caro Maxi, e appunto domani ha degli impegni, deve alzarsi, quindi insomma molto presto, e gli facciamo così una calorosa buonanotte. Intanto noi andiamo in pausa musicale, perché ci ascoltiamo, dicevo, una hit del momento che sta insomma spopolando, è veramente bella, comunque ce la balliamo un po', comunque ci ascoltiamo questa canzone, che secondo me tra l'altro è una, come dicevo, delle più belle. Adesso la sto cercando, eccola qua, l'ho appena trovata, perché lei è Dua Lipa, questa ragazza albanese, però che comunque è stata naturalizzata inglese, e questa è Be The One qua su Radio Roma Futura. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.